Palloncini, altalene, tutti i giochi predisposti rigorosamente all'interno di edifici, perché l'aria nella provincia di Fukushima è ancora irrespirabile. Soprattutto i bambini qui, dice il medico che ha aiutato a creare questo centro, soffrono di problemi legati alle radiazioni. Mentre Nobuki Furuki, padre di un bambino di 6 anni, esprime tutta la sua preoccupazione. La speranza per noi è che i nostri figli possano tornare a giocare all'aperto. Per ora non si può fare. Nella prefettura di Fukushima, fra settembre e febbraio, i casi di tumore alla tiroide confermati fra i minori di 18 anni sono passati da 59 a 75 ed è allarme. Anche per questo l'11 marzo per il Giappone è come l'11 settembre per gli Stati Uniti, sinonimo di disastro. E nel terzo anniversario di quella giornata in cui, tra morti e feriti, il paese contò 18.000 vittime, il nucleare resta un tema politico tossico. Manifestazioni vengono organizzate nelle strade del paese con slogan rivolti al governo di Tokyo, al governo del premier Shinzo Abe, che le centrali, alcune delle 50 chiuse all'indomani dello tsunami, le vuole riaprire. Ci sono ancora 130.000 persone evacuate dalle loro case che vivono in modo precario. Nulla è stato ricostruito, lamenta Kazuo Morizone, che vive nella zona del disastro.